I pattern dei prezzi rappresentano uno degli strumenti più utilizzati dai trader professionisti per il loro trading. Letteralmente pattern significa modello e quindi quando un analista tecnico parla di pattern dei prezzi intende dei micromodelli capaci di comunicare più o meno chiaramente i reali rapporti di forza tra i compratori e i venditori. I pattern non sono modelli previsivi del futuro andamento delle quotazioni, ma bensì degli ottimi comunicatori di intenzioni, un po' come analizzare le intenzioni di voto in un sondaggio. Un pattern può anche essere una ripetizione grafica ricorrente. In questo caso la fantasia del trader ha evidentemente preso il sopravvento. Individuare troppi livelli equivale a non individuarne alcuno. Esistono diverse tipologie di pattern che possono essere ricondotte a candlestick, grafici discrezionali, grafici non discrezionali o setup. I pattern candlestick sono delle formazioni di base che ogni trader dovrebbe conoscere e che consentono di costruire dei setup complessi dove apertura, chiusura, minimo e massimo vengono analizzati per qualificare la forza rialzista e quella ribassista. Un classico pattern candlestick è l'engulfing nella versione bearish, ribassista, e bullish, rialzista. I pattern grafici discrezionali comprendono le figure grafiche, vere e proprie configurazioni, che però non sono oggettivamente individuabili. In tal senso sono discrezionali. Uno dei pattern grafici più noti è il testa e spalle, che però spesso viene individuato anche dove non è proprio presente. Infine, i pattern grafici non discrezionali o i setup sono precise indicazioni che non lasciano spazio a dubbi in merito al loro verificarsi. Molti di questi setup vedono proprio il grafico candlestick protagonista anche per una migliore rappresentazione visiva dei prezzi. Emblematico è il caso dell'HOLP, acronimo che significa High of the Low Period, ed è una strategia ideata e pubblicata da John Carter nel suo libro Mastering the Trade. Le caratteristiche richieste per questo setup sono ben definite. Classificare il trend di fondo come rialzista, attendere un periodo di storno ribassista di 20 sessioni, individuare la sessione con il minimo dei 20 periodi, non è necessariamente l'ultima sessione osservata, identificare il massimo della barra con il minimo dei 20 periodi. Il setup è servito e a questo punto si entrerà long alla prima chiusura sopra questo livello. Naturalmente esistono pattern per tutti i gusti, il limite delle loro creazioni risiede nella fantasia del trader che, evidentemente, non ha compreso il vero scopo dei pattern, segnalare le anomalie. D'altronde il trading ha inaspettati punti di contatto con le vicende umane più disparate. Ad esempio, vi siete mai chiesti cosa scatena una rivoluzione? La rivoluzione è un mutamento improvviso e profondo che comporta la rottura di un modello precedente. Spesso le più sanguinose rivoluzioni, lo insegna la storia, sono avvenute non al precipitare delle condizioni del popolo, ma quando, a seguito di un lungo e pesante peggioramento generale delle condizioni, ci sono stati i primi miglioramenti, una scintilla che innesca un incendio inarrestabile. I mercati finanziari, che, è bene ricordarlo, sono una palestra della psicologia umana, si comportano allo stesso modo. I prezzi calano per lungo tempo, arrestano la discesa e creano il primo rialzo. A questo punto scatta la volatilità e inizia un trend contrario e violento che solitamente dura poche sedute, ma molto proficue. Qui entrano in azione i pattern capaci di individuare le anomalie e i cambi della volatilità. Questo è il primo sintomo della partenza di un trend di mercato. Sull'argomento pattern di prezzo abbiamo terminato. Arrivederci alla prossima lezione.